something like move to the left, move to the right. Ah, now move a little back and do a thing right. Now bounce for me, bounce for me. Don't move me, but bounce for me, bounce for me. Ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale con le vicende della palla a spicchi bergamasca. È stato un fine settimana positivo soprattutto per le nostre due maggiori rappresentanti. Stiamo parlando delle nostre due squadre di Serie A2 maschile, in particolare Bergamo Basket 2014 e Remer Treviglio. E vediamo subito di affrontare quello che è stato il primo in ordine di tempo dei successi delle nostre due rappresentanti. Dobbiamo tornare indietro a venerdì sera alla Pala Treviglio con il successo della Remer Treviglio sull'Eurobasket Roma. Con noi oggi, graditissimo ospite, abbiamo Matteo Frassinetti. Grazie di essere a tutti. Qui con noi. Fornivese, Doc a tutti gli effetti, cresciuto diciamo in zona, nell'allora Romagna cestistica che era nel momento forse di maggior splendore, me lo consenti, da conoscitore esterno. Sì, assolutamente, diciamo come numero di squadre. E, diciamo, anche la qualità che c'era. La qualità, era sicuramente uno dei periodi dove un ragazzo della mia età poteva appassionarsi ancora più facilmente. E c'era anche tante possibilità vicino dove andare a poter giocare. Sì. Torniamo però a quella che è la realtà di venerdì sera. Successo contro l'Eurobasket, io l'ho paragonato un po' alla vittoria che casalinga di Bergamo contro la Virtus Roma, forse anche più facile perché obiettivamente Roma, almeno la Virtus Roma almeno il primo quarto a Bergamo l'aveva tenuto, qui Eurobasket sinceramente è uscita facendo, non dico secondo, soltanto secondo me, ma secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, ma anche per parola dello stesso Davide Bonora, che è il general manager dei Romani, facendo veramente una brutta figura. Merito vostro, ma sinceramente bisogna anche essere onesti, ci hanno messo parecchio anche del loro, giocando veramente male. Ma la differenza, secondo me, sostanziale è stato proprio l'approccio. Loro evidentemente pensavano di aver vita più facile contro di noi, pensavano senza l'americano. Una partita diversa, non so, magari sicuramente una partita diversa. Noi non siamo aver stati visto magari Olazeguer scaldarsi, magari via un po' anche, non si sa cosa, i meccanismi dico, sono sempre un po' strani. Sicuramente loro diciamo non hanno avuto fin dall'inizio il giusto approccio, cosa che invece noi assolutamente abbiamo avuto. Ed è stato proprio questo già in partenza, nei primi 5 minuti, abbiamo fin da subito fatto capire come si sarebbe indirizzata la partita. E loro non sono mai stati in grado durante i 40 minuti di pareggiare questa intensità. Infatti ci si aspettava almeno, non dico di ribaltare la partita, ma almeno di rimettersi un po' in carreggiata. Invece se togliamo Amici, che ha giocato un po' improprio, possiamo dire, e ha fatto canestri, possiamo dire, anche difficili, nulla da eccepire, però è stato l'unico che ha cercato un po' di dare un po' di sveglia a un club che anche l'anno scorso era partito con grandi aspettative. Adesso però mi sembra che si faccia un po' fatica a vederne l'identità, probabilmente. Sentendo anche degli amici romani, tu provieni da lì, hai fatto un'annata, tra virgolette, tragica, possiamo dirlo tranquillamente. Che purtroppo è andata così. Sì. È una realtà è un po' strana, nel senso che loro hanno fatto, secondo me, la cosa, sono riusciti nell'impresa, diciamo, in una pallacanestro di oggi, dove comunque fai fatica a trovare le risorse spesso. Sono stati bravissimi nell'appunto trovare queste risorse e trovarle molto importanti. È chiaro che magari pagano in questi anni l'inesperienza, diciamo, in questo campionato, quindi si affidano magari più a costruire le squadre in base ai nomi senza curare magari il resto. Anche dentro nel loro entourage è girata gente importante di esperienza, non si può dire che abbiano... Sì, però è magari esperienza diversa da quella che serve oggi. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, perché oggi serve conoscere il campionato, conoscere qualche giocatore in più. Avere i contatti. Avere i contatti, giusti, al di là dei contatti, poi alla fine sei tu che decidi. Esatto. Quindi, anche fare delle valutazioni. Magari in questi anni appunto stanno pagando un pochettino la freschezza, diciamo, societaria. Anche perché mi risulta, chiedo conferma a te perché io non è che abbia seguito granché Eurobasket, non hanno ancora attecchito granché nel pubblico.
No, Roma è una città molto difficile, una città che vive di calcio e non dimentichiamoci che hanno già una squadra, diciamo le poche persone che seguono la pallacanestro hanno già una squadra, avevano già una squadra di Squadra di riferimento che riferimento, era la quindi che Virtus. era la Virtus. Quindi andare, diciamo che il lavoro che possono fare loro non è sicuramente quello di andare a cercare di rubare persone affiliate alla Virtus, tifosi della Virtus, ma cercare di ampliare con le scuole, Esatto, con la anche il bacino partecipazione. obiettivamente c'è, Il bacino è probabilmente il enorme, più grande bacino che quindi abbiamo non in è che c'è Italia. tanto da, però non è sicuro, non è facile riuscire a. No, no, sicuramente no. Si stanno impegnando, ci stanno provando. Sicuramente Roma, tra l'altro, è una città che risponde molto ai risultati, quindi Infatti, è molto l'impressione che figlia si dei ha. risultati la frequenza al palazzetto. Magari se con un upgrade, diciamo, a livello Anche perché la storia sportivo. di Roma è abbastanza particolare da un punto di vista cestistico. C'è sempre Sì. stata questa, diciamo, questa prima squadra, la Virtus, che era arrivata anche agli scudetti, alle Europee, e A quei poi invece tempi. sotto c'erano le cosiddette squadre, chiamiamole di quartiere o di circondario. Non voglio essere offensivo in questo No, no, caso, certo. assolutamente, però io ricordo il Basket Roma, ricordo la Stella Azzurra, Sì. l'Eurobasket stessa era un'altra squadra, Esattamente. chiamiamola di quartiere o di circondario. Quindi Esattamente. probabilmente non c'è ancora stato questo scatto di identificazione nel tessuto, chiamiamolo, cestistico. Sì. Torniamo a Matteo Frassinetti. Abbiamo detto, dopo un termine tuo, quindi posso. L'anno scorso, stagione tragica, quest'anno Sì, io. ti sei messo in gioco qui a Treviglio. Sì, diciamo Come sta che andando? ancora facciamo un passo indietro rispetto all'anno scorso, a metà campionato del 2016-17, Sì, 2 stagioni fa. due stagioni fa, sì, diciamo in uno scontro di gioco ho subito un infortunio e da lì in poi diciamo, è stata una rincorsa per ritornare a essere, Rimettersi per in rimettersi esatto, in carreggiata, carreggiata. nella giusta carreggiata. L'anno scorso purtroppo per una serie di motivi, un po' per le tempistiche appunto relative al mio infortunio, e un po' per l'andamento generale della squadra che non aveva dei problemi anche a livello Non di potevano amalgama, aspettarti più di non potevano tanto. aspettare più di tanto e a gennaio appunto sono stato diciamo, escluso dalla squadra, diciamola così. E appunto io quest'anno ricercavo un posto dove potermi mettere, diciamo, anche con la giusta, diciamo, non tranquillità, ma in un posto Un sereno, dove ambiente si vive giusto, un un ambiente giusto, ambiente trovare che non prima di avesse tutto un la ambiente pressione giusto assoluta del risultato per piano piano ritrovare intanto una forma fisica del. accettabile, e prima di tutto, e poi le sensazioni, diciamo, del gioco, Riprendere un il po' là feeling col col parquet. gioco, col parquet. E in questo ho identificato Treviglio come il posto migliore per farlo. Chiaramente i problemi fisici sono un attimino, diciamo, qualche onda di Qualcosina di. qualcosina me la sono portata Vabbè, ancora dietro, cose diverse dal mio infortunio, ma diciamo diciamo li chiamo conseguenze infortuni di intendimento, di esatto. assestamento. E quando si arriva, poi logicamente, quando si riparte dopo una lunga sosta, Degenza. qualcosina dopo Qualcosina, diciamo, salta fuori, non è non ancora a essendo posto. poi più di diciottenne e neanche ventenne, Assolutamente, assolutamente. Magari i qualcosina tempi si allungano si paga leggermente. e si allungano, logico. Sì, È però una cosa sono. naturale, Ho secondo buone me. sensazioni, soprattutto nell'ultima settimana. Riesco ad allenarmi con continuità, quindi Che è la cosa questa è più la cosa più importante, importante in assoluto. Magari non facendo gli sprint ai 100 all'ora, però mantenendo comunque, essendoci, riuscendo riuscendo a a stare lì, stare lì. Quindi sono che è un po' abbastanza quello che era fiducioso. l'obiettivo. Esattamente, esattamente. Ti aspettavi questo tipo di squadra? Ti aspettavi questo tipo di campionato, questo tipo di lavoro, questo Mi tipo di società? È un po' quello aspettavo. che ti Sì, speravi, volevi? io ho trovato sicuramente un ambiente sereno, perché nonostante la prima cosa che mi viene in mente è sereno, perché non è stato facile comunque, anche mi metto nei panni della società, stravolgere l'identità di un gruppo che è andato avanti per anni, diciamo con le colonne portanti di Certo. questo gruppo, che sono stati insieme per anni, non era facile stravolgere tutto quanto, ripartire da zero, da capo, e affrontare questo inizio campionato. Considerando appunto la nostra non brillantissimo, diciamo, inizio campionato, con questo atteggiamento. Nessuno ci ha mai fatto mancare, diciamo, il supporto o la sensazione comunque di essere protetti, tra virgolette, passami il termine.
dall'ambiente. Nessuno vi ha mai puntato i Nessuno ci ferri aveva addosso. puntato nemmeno i fucili. E quindi diciamo, anzi dico, secondo me la partita di venerdì è appunto anche figlia un po' di questo. E noi abbiamo preso consapevolezza del fatto che qualcosina andava sistemato, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista tecnico. Abbiamo diciamo fatto, secondo me, una grandissima partita, figlia appunto di quello che abbiamo condiviso anche, anche con la società fino a questo momento. Ecco, si parla un po', secondo me, io sono sempre quello che guarda un pochino, analizza un po' le serie, eccetera. Alla fine, secondo me, c'è qualche disappunto su come è andata a Capodorlando, ma anche a Capodorlando si può anche perdere, non è una... Alla fine, Treviglio, pur con tutti i problemi, con il recupero di Olajuwon, con il recupero di Frassinetti, con Roberts, Tutter, non con i problemi dimentichiamoci. di Roberts dopo la prima partita, non c'è... Alla fine, No, no, noi come... se devo fare un rimprovero alla squadra, io parlo soltanto qualcuno direbbe il secondo tempo di Legnano, contro Legnano. Io invece direi il primo tempo di Legnano, perché dovevate finire a più 20. Sei d'accordo? Sono d'accordo. Quella a fine partita tra di noi ci guardiamo e ci diciamo: questa partita qui ci rimarrà un po' sul gruppone per un po', perché sono due punti, secondo me, che abbiamo, cioè per come anche a Per come livello ci era, eravamo per allenati, per come la si vedeva prestagione che un avevamo po' anche, fatto, ma esattamente, anche sì. come era partita, come era iniziata la La partita, partita, per come si l'approccio era quello vedeva. giusto. Così, Dobbiamo alla considerare il fine del fatto primo che tempo siamo... dovevate essere avanti di tanto. Sì, Cioè non, sì. adesso non ricordo, non vorrei dire una stupidata, però alla fine del primo tempo non Sì, sì. eravate avanti più di 5 o 6. Sì, 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 Eravamo sì, sì. quell'ordine La di... partita era apertissima Esatto. e noi, secondo me, abbiamo pagato un po' lo scotto di essere una squadra di base molto molto Giovane. giovane, che deve imparare ancora tanto e sicuramente, come poi ci siamo detti anche tra di noi, le sconfitte come le vittorie insegnano a perdere e a vincere. Bisogna Quindi saperle bisogna analizzare. saperle analizzare e secondo me questo è... Guardandola in maniera positiva, al di là dei due punti persi, è sicuramente un tesoretto che ci mettiamo a livello di esperienza. Sarà una stagione veramente lunga, anche la classifica, voglio Infatti dire, non è siamo alla sesta giornata, assolutamente. è talmente corta che ieri scherzando col capitano, con Pecchia, dicevamo, beh, se guardiamo la classifica siamo 6 punti dalla promozione diretta. Quindi voglio dire, Quindi è una roba. È vero, al è vero. momento è Se tutto guardiamo da addirittura, costruire. non so, magari, se cortesemente magari il nostro regista magari riesce a metterci anche la classifica, vediamo che, ecco qui velocemente, vediamo che è una classifica per certi versi con alcune particolarità un po' strane, perché ci troviamo squadre che pensavamo che fossero molto più avanti. La prima è Tortona. Ha cambiato Assolutamente. allenatore, è andata a E perdere sicuramente in una casa squadra con che lì. Però arriverà. anche loro hanno cominciato ad avere infortuni su infortuni su infortuni, e sono cose che alla fine, in uno sport di squadra, è uno sport, chiamiamolo strano, ma proprio perché strano a questa maniera è anche bello, ma non dobbiamo essere noi sicuramente a Certo, doverlo certo. dire, ti porta anche a questo tipo di problematiche. Con Tortona, che doveva essere lo squadrone che non dico che non dovesse perdere mai, ma era accreditata da tutti come la migliore, che fa una fatica d'inferno e dopo aver cambiato allenatore sembrava di essere riuscita a fare un risultato, torna in casa con Rieti e perde 48 a 51, che per una Serie A non è Sì, proprio sì, un sì. O risultatone di quelli parliamo di difese clamorosi, stratosferiche. però vabbè, diciamo pure che quando si parla del 48 a 51 va bene la difesa, ma qualcosina in questi... Nelle manine magari bisogna anche Sì. considerarlo, no? Sì, diciamo che Tortona è uno di quegli esempi, magari come potevamo essere noi a Roma l'anno scorso, delle squadre che durante l'estate favorite dai pronostici e poi dopo si Poi rivelano. parti e non riesci a... Le squadre veramente forti, che magari all'inizio campionato hanno un po' di difficoltà, poi magari durante l'anno trovano il regime, poi sono capaci di vincerne 8 o 9 di fila tranquillamente. Ma può succedere anche un anno Che non va. come che non va. Perché poi quando Purtroppo cominciano a accumularsi le varie cose. staremo a vedere, il campionato è lunghissimo, vediamo Agrigento in cima alla classifica e Ecco, tutti gli anni. Agrigento è una squadra invece che fa della continuità tecnica e di organico un proprio punto di forza. Io l'ho già detto in Assolutamente. più occasioni, mi ripeto ancora adesso, di quelle che ho visto giocare fino adesso è la squadra che mi ha fatto più impressione.
ma non tanto per fluidità di gioco o per altro, ma per un particolare che durante la partita con Bergamo da bordo campo ho potuto osservare. Io ho visto in difesa fare rotazioni sul penetra e scarica di Bergamo per tre azioni consecutive. E tu mi insegni che una squadra, se fa una cosa del Vuol dire genere, che era vuol molto dire che è organizzato. allenata. Era molto organizzato, Esatto. Cioè non lo inventi. sì, assolutamente. 5 che hai preso la sera prima al secondo giro sono uno che guarda da una parte, gli altri 4 che guardano un'altra parte e uno sotto che segna in Sì. sottomano di solito. E quindi Esattamente. questo bisogna darne atto, oltre ad avere anche dei giocatori, magari non conosciutissimi, ma che si stanno rivelando di qualità. Mi vengono in mente il lungo Zilli e l'esterno Ambrosin, presi magari dalle minors addirittura, però è una squadra sinceramente che secondo me è assolutamente legittimo il risultato che sta Assolutamente sì, ottenendo. assolutamente sì. E voi andate da Agrigento un po' più tranquilli, un po' più fiduciosi, Ma grazie anche al al loro di là di basket, alle tranquilli e vittorie. fiduciosi, secondo me noi in questo preciso momento il nostro obiettivo è fare nostro l'atteggiamento e il modo di giocare che abbiamo avuto venerdì e lavorare su quello. Non dico dimenticandoci delle partite precedenti, ma come attitudine e come modo di anche più dinamico di intendere un po' la pallacanestro, secondo me noi dobbiamo cercare di farlo sempre più nostro. Dobbiamo lavorare con l'esperienza pregressa di venerdì, cercare di migliorarsi chiaramente, ma avere questa identità ben definita. Se inizio stagione, a causa delle problematiche a livello di infortuni che abbiamo avuto, la cosa che ci mancava in assoluto era una forte identità. Anche se non l'abbiamo mai mollata anche nelle partite, Però adesso diciamo, però qualcosina. questa è l'impronta che dobbiamo avere, secondo me, bene in mente e cercare di seguire fin da subito, appunto, cercando di metterla in pratica contro Agrigento. Siamo così in chiusura della prima parte della nostra trasmissione. Diamo quindi la linea alla regia per la prima pausa pubblicitaria. Torniamo in studio e travolgiamo leggermente la scaletta usuale, ma c'è una ragione, perché mentre stiamo registrando Bergamo sta allenandosi e quindi aspettiamo che finiscano l'allenamento per andare a sentire un esponente della squadra giallonera cittadina. E allora andiamo a vedere le cosiddette minors. Era un paio di settimane che non le stavamo osservando. Partiamo dal campionato prima fascia, prima a considerazione sulla C-Gold. C-Gold non ha giocato Blu Aerobica perché Sustinente aveva un problema all'impianto elettrico dell'impianto e quindi è stato posticipato al 21 marzo. Dall'altra parte invece è arrivato il primo stop casalingo per l'Evoluto Romano Basket che è stata sconfitta in casa da Prevalle, una squadra che fa dell'attacco sicuramente una delle principali proprie armi, trascinata da un bergamasco, Marco Azzola, autore di 25 punti. La formazione allenata da Adriano Scaroni è andata a violare il Palafacchetti. Andiamo invece in Serie C maschile regionale Silver e andiamo subito con il nostro ospite telefonico di oggi, che è una nostra vecchia conoscenza, ce lo consentirà, e si tratta dell'allenatore della Persico Stampi Seriana Basket, Baroggi. Mi senti? Sì, ti sento, ciao Eccoci là, Germano, ciao ciao Filippo. al tuo ospite e tutti i telespettatori. Allora, lasciamo perdere un po' quella che è la partita di sabato sera contro la Virtus Brescia. Virtus Brescia, ricordiamo, è una wild card under che gioca solo con gli under 20, con under 20, è in pratica la società satellite della Leonessa Brescia di Serie A1. È stata una vittoria facile. Dobbiamo però sottolineare che da quando sei allenatore non c'è una settimana in cui non mi dici che succede qualcosa dal punto di vista infermieristico. Sì, non so Non se so a c'è che una cosa dobbiamo do, do, a quale a qualcosa di lacuna nei efficace cosa, a cui confronti, dobbiamo ricorrere, a vari se c'è santuari o qualcuno stregoni. che... Ma io ho Vengo anch'io. proposto ai ragazzi di andare una domenica a Caravaggio, già che comunque è sempre in provincia. Adesso vediamo se Questo riusciamo a fare punto qualcosa qualcosa di perché... efficace, come si dice. E la situazione è sempre al limite, nel senso che... L'anno scorso, vabbè, tutti sanno i problemi che abbiamo avuto e quando li abbiamo risolti dove siamo riusciti ad arrivare. Quest'anno no, non sono così grossi come l'anno scorso, ma abbiamo avuto anche noi le nostre carte da pelare. A parte quello che è la situazione attuale della classifica, siamo ancora soltanto alla sesta giornata, quindi
deve ancora un po' definirsi il quadro generale. Qual è la tua impressione riguardo il campionato? Ma allora, si è un pochino più livellato, tolta forse l'Olimpia Lumezzane che ha fatto un mercato comunque di livello, spendendo tanti soldi per andare a ingaggiare giocatori di categorie superiori, il campionato è abbastanza livellato. Dal basso mi sembrano delle squadre un pochino più, come dire, competitive rispetto all'anno scorso, e dall'alto un pochino meno forti rispetto alle prime dell'anno scorso. Penso a Sustinente, penso a Prevalle, che poi sono salite in C-Gold. Mi sembra un livello non più alto rispetto all'anno scorso, nemmeno più basso, ma dove si può vincere e perdere contro chiunque. Molto più livellato. Per qua. Qual è invece la prospettiva che puoi vedere per la Seriana e, se vuoi darla, anche per le altre bergamasche? Ma Seriana sicuramente quest'anno puntiamo ad arrivare ai playoff, a stare stabilmente nella zona playoff e provare poi, una volta arrivati alla fine dell'anno, a vedere qual è il nostro livello di competitività. I playoff sono sempre un terno al lotto, già di per sé. In più la formula che ha questo campionato da un po' di anni, ovvero dalla prima all'ottava, scontrandosi con gli altri gironi, diventa veramente una questione di forma fisica, di come ci si arriva, degli incroci, eccetera, eccetera. Si dice di Quindi solito che è per un noi. altro campionato, in questo caso lo è ancora di più, credo, Eh sì, anche perché poi hai delle incognite, perché sì, adesso con internet, andando a vedere anche partite degli altri gironi, si può avere un quadro anche delle squadre che si vanno a incontrare, però diventa sempre un'incognita perché non sai che livello di forma arrivano. Per i playoff comunque gli allenatori preparano sempre qualcosina in più, e quindi sì, diventa un campionato del campionato. Noi puntiamo ad arrivare nella zona playoff, qual era l'obiettivo anche dell'anno scorso, e poi da lì ce la giochiamo con tutti, credo, con più o meno tutti. Le per le altre bergamasche invece che altre. impressione hai avuto? Delle altre bergamasche ho avuto un'ottima impressione. Bottanuco, a parte il passo falso che ha avuto da Grate l'ultima partita, però mi dicono che a parte due o tre non sono proprio pervenuti, ma ci stanno, nel senso che in una stagione ci possono essere dei blackout. Mi sembra una squadra molto solida. Noi là abbiamo perso, anche lì era una situazione di emergenza perché abbiamo avuto un virus che ha debilitato mezza squadra la settimana prima. Però Bottanuco ha meritato la vittoria con Ghislandi, che ha fatto una partita eccezionale, ma anche lo stesso Benassi, che noi conosciamo bene e che io da varesino conosco bene per i suoi trascorsi contro i nostri gruppi 82, insomma, ha meritato la vittoria. Una squadra solida, una squadra fisica, molto ben allenata. Non corre tanto, però con l'esperienza che ha può davvero insediare chiunque. Gorle è una squadra di esperienza, ha inserito anche questo Cannavale dalla partita in Open Napoli, che credo sia qui per motivi o di studio o di lavoro, adesso non so bene, però sta Di facendo lavoro. bene. Masper è una garanzia nonostante gli Anta passati da un po', Montagnosi Calbiati presi da XXL sono due giocatori sicuramente di categoria, e quindi anche lì ci sarà da vedere nel proseguo del campionato come si piazzeranno, ma secondo me hanno tutte le carte in regola per poter far molto bene. Grazie Filippo, allora in bocca al lupo per il proseguo. Crepi, grazie mille. Torniamo quindi in studio. Che impressione hai dell'entourage, della pallacanestro bergamasca? Che sensazioni hai avuto in questo primo, se hai Io avuto? sono qui da un paio di mesi e mi sono concentrato molto su quello che devo fare per la pallacanestro, cioè per la blue basket. Quindi diciamo Non non mi hai sono, ancora una. no, 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 mi dispiace, mi trovo impreparato su Ci questa mancherebbe. domanda. Derby? Eri abituato ai derby?
In 5 anni di Forlì direi Qualcosa che l'hai tra fatto. Fortitudo, Imola, Ravenna, Rimini c'era C'era ancora Rimini, ancora, esatto. ne ho giocati parecchi, sono quelle Imola. partite, Imola sì, quelle partite che sono diverse dalle altre e che spesso... Quello di giovedì scorso, hai sentito un'atmosfera diversa o alla fine è sembrata abbastanza No, normale? bah, cioè, ti dico, si sentiva che era una partita sentita già da lunedì. Cioè, abbiamo giocato giovedì, la domenica Sì. Esatto. era un'infrasettimanale, quindi abbiamo avuto 4 giorni per prepararla, non è che avessimo avuto un'infinità di tempo. Però sì, si sentiva Qualcosina, sì. proprio, sì, quelle settimane sono sempre diverse dalle altre, come poi lo è la partita. E soprattutto vincerla in quel modo, onestamente, cioè, non c'è più degna conclusione di un derby, mi viene da dire. Esatto. Torniamo ancora con le minors e andiamo in Serie D in questo caso ed abbiamo il collegamento telefonico Marco Blasizza che è l'allenatore dell'Excelsior Bergamo, neopromossa e con un bilancio di 4 vittorie e una sconfitta. La sconfitta neanche a farlo apposta è arrivata proprio nell'ultimo turno e ha interrotto un po' l'inizio favorevole della matricola cittadina. Marco, mi senti? Ti sento, buonasera a tutti. Allora Marco, anche per te possiamo dire, anche per l'Excelsior, non hai ancora avuto a disposizione la squadra intera. Sì, ma non è. Sinceramente, non mi sono mai nascosto dietro queste cose. Non è sinceramente un alibi che possiamo avere rispetto anche alle altre squadre che hanno magari, o avranno, speriamo di no per loro, gli stessi problemi. Come si suol Quindi dire, ognuno il suo, no? sì, ma assolutamente. Sicuramente sono assenze che contano, ma io per come ho detto, ho parlato anche ai ragazzi, quando ci siamo ritrovati inizio stagione, quando abbiamo costruito poi questa squadra quest'estate, ci siamo detti che comunque l'obiettivo non ce lo ponevamo se non partita dopo partita rispetto a quello che poteva essere l'impatto con la categoria e vista anche la media età di 21 anni della squadra, insomma, quindi va bene così. Sta andando un po' come pensavi? C'è qualcosa, hai notato qualcosa di diverso? Ti aspettavi qualcosa di diverso o più o meno siamo nelle attese? Riferisci a noi? Sia a voi che al campionato in generale. Allora, campionato credo sia ancora un pochino troppo presto. Noi siamo stati, tra virgolette, favoriti da un inizio, partendo dal presupposto che abbiamo avuto quell'infame vittoria a tavolino a Treviglio, che era secondo me la prima partita in cui veramente assaggiavamo il livello della Serie D. Abbiamo avuto un inizio relativamente, Soft, diciamo facile, diciamo. anche se non è mai bello dirlo, nel senso che poi tutte le squadre che abbiamo incontrato sono o sul fondo della classifica o poco più in alto, e quindi per quanto mi riguarda ti dico, sono assolutamente curioso e entusiasta del prossimo ciclo di partite che ci vedrà affrontare praticamente tutte le squadre teoricamente sulla carta che dovrebbero essere tra le prime, ecco. E invece per quanto riguarda noi, io sono un eterno insoddisfatto, quindi ti dico di no. Stiamo cercando di lavorare, abbiamo avuto appunto questi leggeri intoppi dal punto di vista degli infortuni che per una squadra come la nostra comunque anche solo in allenamento contano, perché poi se non ci sono giocatori come Gerosa, Ricci e compagnia bella, dobbiamo inserire ragazzi da under 18 e personalmente mi fa più che piacere, però è logico che la qualità non può essere altissima. Quindi secondo me stiamo crescendo, ma dobbiamo cambiare ancora, migliorare ancora un attimino, soprattutto togliendoci quella ruggine che abbiamo dall'anno scorso, presunzione più che ruggine che abbiamo dall'anno scorso. Del pensare di poter vincere le partite giocando 15 minuti. È successo anche venerdì, assoluto merito a Caravaggio, che aveva più fame di noi, ha vinto, però
diciamo che è stato un concorso di colpa anche da parte nostra, che non abbiamo fatto sicuramente una ventina di minuti, soprattutto gli ultimi 10 eccezionali. Se dobbiamo chiudiamo un po' questo intervento, ti chiedo qual è la nota più positiva e quella negativa di questo inizio di campionato per quanto riguarda l'Excelsior. Allora, positiva l'impatto di alcuni giocatori nella categoria e anche nelle due partite che ha giocato, l'inserimento del nostro under di riferimento che è Previtali, un 2002, che ha avuto un impatto che non mi aspettavo. Nota negativa, direi che vado un po' dietro a quello che dicevo prima, forse un po' troppa presunzione in certe partite e in certi tratti di gara che ci ha condizionato molto I nell'aspetto rimasugli della tecnico. promozione, diciamo. Sì, anche perché vabbè, tu sai meglio di me che sinceramente, essendo io allenatore, da un punto di vista tecnico, allenare col 24 secondi è decisamente più divertente, ma è completamente diverso. Quindi questa cosa, secondo me, Comporta un po' di adattamento. sì, assolutamente sì. Grazie Marco, in bocca al lupo per il A te, proseguo. grazie mille. Torniamo subito in studio per dare la linea alla regia per la seconda pausa pubblicitaria. Terza e ultima parte della nostra trasmissione. E torniamo alla A2, torniamo all'altra sponda della A2 bergamasca, andiamo in città, andiamo ai colori giallo-neri con la Bergamo Basket 2014 che dopo aver violato il palamangano è andata a violare il pala Fantozzi a Capo d'Orlando. Con noi collegamento telefonico poco prima dell'allenamento, se non vado errato, c'è Sandro Dell'Agnello. Sandro, mi senti? Ciao, buonasera. Ciao Sandro. Allora, 2 su 3 in trasferta non è male, No, non è male, ottimo. dai. Siamo contentissimi ovviamente perché poi due campi difficili, ora al di là che Scafati ormai era la prima giornata, quindi sono passata un po' di acqua sotto i ponti, ma l'ultima era comunque meritatamente l'Orlandina prima in classifica, abbiamo fatto una partita secondo me molto autoritaria. Abbiamo sofferto un pochino il loro press, abbiamo fatto un po' di confusione, quindi troppe palle perse. Però aver vinto in trasferta su quel campo lì, con purtroppo per noi tante palle perse, certifica una prestazione di alto livello su tutte le altre voci. Ecco, io mi sono permesso di fare un'osservazione. Dato negativo, 7-0-7-9 vi siete fatti portare al supplementare, dato positivo che dopo un parziale del genere, dopo essersi fatti portare al supplementare, avete ripreso a giocare e avete legittimato il successo nell'overtime. Sei Sì, d'accordo? guarda, l'avevamo vinta, poi l'abbiamo persa e fortunatamente l'abbiamo rivinta. Nel parziale che hai detto te, che abbiamo subito agli ultimi 2 minuti dei tempi regolamentari, abbiamo perso due palloni sanguinosi, ma veramente inspiegabili, perché buttati alla luna, nemmeno sotto il loro press. E loro ci hanno fatto due canestri su due palloni, eravamo avanti di 6-7 punti, praticamente abbiamo pareggiato. E colpa nostra, ovviamente colpa nostra, ma alla fine noi siamo stati credo 38 minuti avanti nel punteggio e poi nel supplementare abbiamo vinto, quindi insomma non Io vorrei rinunciare a fare ricordo troppe soltanto un pubblicità pareggio e un vantaggio sul adesso. Ecco. 6-2-5-9, se non ricordo Ecco. male, l'unico vantaggio dei siciliani. Siciliani che naturalmente recriminano sull'uscita per falli nel finale dei tempi regolamentari di Trish, sicuramente un giocatore importante, buonissimo giocatore, nulla da eccepire al riguardo. Un'altra nota positiva, secondo me, è che anche quando è uscito nel supplementare per falli Roderick, questa volta però la squadra non ha smesso di giocare come invece era successo a Treviglio.
Sì, è vero, siamo stati abbastanza fluidi lo stesso e le due uscite per Pali sono state pesanti per tutte e due le squadre perché praticamente sono usciti il loro miglior giocatore e il nostro miglior giocatore e quindi diciamo è una sorta di pareggio da questo punto di vista. Per la verità che non si lamentino troppo perché noi abbiamo, rivedendo la partita, ci hanno fischiato due falli su un 2-1 contro uno che erano due difese onestissime e loro hanno lucrato quattro tiri liberi, quindi insomma ecco che si lamentino ma fino a un certo punto. No, nulla da eccepire al riguardo. A me è rimasto impresso, forse perché ormai sto diventando vecchio, lo ammetto, a me però è rimasto impresso un canestro di questa partita. Ah. Il gancio di Fattori nel supplementare, non è un movimento che vediamo troppo spesso, sei d'accordo? Non lo vediamo mai, non lo vediamo mai, quasi mai, però pensa che è un canestro cercato, perché sì, è vero che è stato un... No, ma non era una cosa casuale, non era un lancio verso il tabellone così, più o meno casuale, è stato un movimento di tecnica cestistica che purtroppo vediamo poco, me lo consentirai. Non ci usa più e non ci fa più perché ora impera l'atletismo e quindi quando uno è un minimo atleta, che non parlo per noi, parlo della pallacanestro in generale, pensa che correre e saltare sia sufficiente, quindi la tecnica non si cura più. Ma detto questo, lui è un movimento che ha, perché poi sì, è stato un gancio, ma comunque diciamo un mezzo gancio da un metro, cioè un tiro alta percentuale per lui. E quindi l'abbiamo proprio cercato, quel tipo di uno contro uno lì, è stato bravo lui a segnare. Non era un movimento casuale, un movimento che fa parte del suo repertorio. Assolutamente. Adesso stiamo rivedendo un po' di azioni. Un'altra cosa bella, secondo me, della prestazione di Capodorlando è che tutti abbiano portato il loro contributo nei vari momenti della partita. Faccio un esempio, Zugno è entrato e ha fatto subito, possiamo dire, due cose che non doveva fare. A maggior ragione la prima, quando ha perso la palla, marcato dal ragazzino, appena entrato. La cosa positiva però, secondo me, è che si è ripreso subito e poi ha fatto delle cose importanti. È saltata la linea, purtroppo, adesso vediamo subito, la regia cercherà di riprenderla appena possibile. Intanto io chiedo a Matteo, è passata un po' di moda la tecnica, si sta dando a te piace questa pallacanestro che è diventata atletica? Io ad esempio, per certi versi è più sicuramente magari più spettacolare, ma cioè, a me manca qualcosa però della giocare oggi col fisico di 10 anni fa, cioè con l'energia probabilmente che potevo avere, probabilmente mi troverei molto più a mio agio anch'io oggi nella pallacanestro molto più dinamica. Chiaro non che quando la velocità si... quando... Non vogliamo fare adesso i bacucconi che ci stava meglio quando si stava aperto. No, è un'osservazione che ogni tanto un'osservazione mi viene. Che... Sandro, mi senti? Eccomi. Sì, era saltata. Sì. No, dicevo, la cosa importante era il fatto di, ad esempio, anche Zuno, che è partito magari con un paio di cose che ti hanno fatto tirare su le mani al cielo, come si suol dire, no? Però dopo ha fatto delle cose importanti. E questo secondo me è un aspetto da rimarcare. Guarda, siamo andati 7 giocatori, praticamente mi piacerebbe dire in doppia cifra, non posso dirlo perché 2 di loro hanno fatto 9 punti, ma è come se lo fossimo andati. Quindi 7 giocatori che segnano rendono una squadra più usiamo imprevedibile, insomma, ma comunque sicuramente più competitiva sotto ogni punto di vista. Quindi siamo molto contenti per quello. Qual è un aspetto su cui si può migliorare? La continuità forse del gioco? Allora, guardando l'ultima partita, sicuramente la gestione della palla sotto una pistone a tutto campo è l'aspetto che abbiamo sofferto di più, ma secondo me non per disorganizzazione, ma più per sufficienza che per altro, perché abbiamo sbagliato qualche passaggio veramente così, che sembrava fossimo al campetto, vabbè, tanto passo e via, quella sufficienza che di solito noi non abbiamo. Questo aspetto va corretto immediatamente. E invece cosa ti sta piacendo? In allenamento. C'è un qualcosa tutto che ti piace?
Ma mi piace molto il fatto, le due cose fondamentali della pallacanestro, che si dovrebbero dire il primo giorno di ogni raduno. In attacco passarci la palla, e questa squadra ha sempre avuto una buona predisposizione a passarsi la palla, e in difesa piegare le gambe. E questa squadra ha anche questa predisposizione, soprattutto nell'aiutare il compagno in difficoltà. È la cosa sulla quale lavoriamo tutti i giorni e ci sta dando, mi sembra, ottimi frutti. Prossimo appuntamento sabato sera in casa con Biella. Molto E allenato, non sarà l'amichevole orrenda, me lo consentirai, che abbiamo visto il 12 settembre. purtroppo no, squadra ostica se ce n'è una, se non sbaglio sono, anche noi siamo tra i primi, ma loro sono credo proprio la miglior difesa del campionato, anche perché giocano di solito a un ritmo abbastanza controllato, ma hanno una taglia fisica importante che nella loro metà campo li rende difficili da superare se fermassimo troppo la palla. Perché appunto nel 3, nel 4, nel 5, anche nell'1 hanno taglie importanti per questo campionato. Quindi sarà una partita fisica, noi per la verità ne abbiamo già fatte altre, ma dobbiamo sapere che sarà così, dobbiamo saperlo da prima. Ecco, avevamo detto, non dobbiamo toglierci dalla testa l'amichevole che era stata fatta al Palazzetto di Sì, Bergamo, che eravamo assolutamente irrodati non tutte e due. voleva, non vuole dire assolutamente niente. Giocate, abbiamo ospite Matteo Frassinetti per la Remer, loro giocheranno contro Agrigento, voi contro Biella. Voi a Biella avete Biella dato molto male. sinceramente, non avete mai dato l'impressione di poter fare la partita. No, assolutamente no. Stranamente, tra l'altro, perché pensavo che diciamo sull'onda appunto del derby facessimo una partita a livello di approccio sicuramente diversa. Invece ci sono riuscite poco e male le nostre cose. Quindi fuori casa Biella secondo me ci ha asfaltato proprio a livello fisico, a livello mentale, di aggressività, ho fatto una partita completamente diversa dalla nostra. Sandro, io invece sostengo che Agrigento adesso è la miglior squadra che ho visto giocare in questo campionato. Sbaglio? Migliore che ho visto giocare, quindi son d'accordo, la migliore in assoluto. Noi abbiamo giocato con Scafati, con Roma, con Capodorlando, quella che più mi ha piaciuto è Agrigento, senza dubbio. Perché ha una sua idea. Di tutte quelle che abbiamo visto finora, possiamo dire tranquillamente che ha una sua identità ben precisa e un'organizzazione ben precisa, che ti fa vedere su tutti e due i lati del campo, sei d'accordo? Ma è così anche perché al di là che siano bravi giocatori e abbiano un ottimo allenatore, loro sono, se non sbaglio, 6 o 7 giocatori dell'anno scorso e comunque con l'allenatore il nucleo base sono 3 o 4 anni che stanno insieme. E in un campionato come il nostro, dove le squadre veramente sono alberghi, sono porte girevoli di alberghi dove ogni mese cambiamo un giocatore e tutte le estate rifacciamo la squadra dall'inizio, questo è un vantaggio enorme e in campo si vede. Per quanto riguarda invece la BB14, possiamo dire che per il momento, e dobbiamo fare tutti gli scongiuri del caso, da un punto di vista fisico mi sembra che state bene. Sì, non abbiamo mai avuto grossi problemi fin dall'inizio. Qui il merito va anche a Elisa Menti, che è la nostra preparatrice, che sta facendo un ottimo lavoro. E i ragazzi mediamente stanno bene, per noi è importantissimo, per noi come per tutte le altre squadre, magari un po' cortine, dove se ti si fa male uno subito iniziano i problemi. Ecco. Quindi non portiamoci rogna e siamo contenti così. Ecco. Per la verità, incidenti che ci abbiano intracciato il cammino fino adesso non ne abbiamo avuti. Speriamo sia così tutta la stagione. Adesso, mentre stavamo parlando, stava correndo l'immagine di Benvenuti. Lorenzo, possiamo dire che è una sorpresa positiva di questo avvio di campionato. Non ci si aspettava nessuno un rendimento di questo genere, una presenza di questo genere. Guarda, Lorenzo ha 23 anni, se non sbaglio, è il primo campionato da protagonista che gioca tanti minuti e di solito parte in quintetto e quindi è una novità di questo campionato. Io ti dico che sta in campo come se avesse 30 anni e è il più bel complimento che posso fargli, perché è un ragazzo che quando gli chiedi determinate cose, anche tattiche, capisce al volo e soprattutto sa sempre dove stare. È uno di quei giocatori che sono sempre al posto giusto al momento giusto. Siamo contentissimi di lui. Che non è da poco.
Anche No, perché, assolutamente. è una cosa che non si riesce ad allenare di solito. No, l'alleni poco e soprattutto perché ce ne sono tanti che riescono a essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, ecco, Sbagliato, e ci ed è vorrebbe la tutto. maggioranza purtroppo. Grazie Sandro, in bocca al lupo per il proseguo, ci risentiamo presto. Grazie a voi, buona trasmissione. Grazie. Torniamo in studio per il finale con Matteo. In effetti questa osservazione è vera, sono di più quelli che sono al posto sbagliato nel momento sbagliato, Eh sì, quelli che stanno al posto giusto, al momento giusto, stanno in Serie no? E giocano sempre. A. E giocano. Sempre Sì. e comunque, a prescindere che Unito saltino, chiaramente questo a doti vabbè, cioè, non fisiche di idonee, sicuro consone. trovate, però di solito chi ha questa dote, perché è una cosa che sì, ti crea anche con l'esperienza, l'abitudine a giocare, ma un po' anche parecchio anche il tuo istinto di saperti mettere Sì. giusto E anche tanta osservazione in funzione della della partita, pallacanestro, capire la capire, pallacanestro, che è un gioco, come sostengono in tanti, un gioco semplice. Ma non così semplice. no, Perché, io come dice, non penso neanche che sia semplice. qualcuno dice che sia semplice, alla fine magari non bisogna, magari certe È volte siamo semplice anche se noi fai sempre per, canestro, esatto, ma perché se non fai magari ci sempre mette canestro devi lì, però costruire un tiro tiro un po', buono, no, diventa bisogna uno anche, però secondo me c'è anche sport. tanti aspetti che, se osservati, rendono ancora più bello gustare la partita. Assolutamente, assolutamente. Siamo in chiusura, grazie innanzitutto e in bocca al lupo per il proseguo della Crepi, stagione, grazie a perché voi. sia il massimo possibile, più in là non andiamo a dire perché tanto non serve. A Matteo Frassinetti, grazie per essere stato qui con noi oggi. Il ringraziamento naturalmente va a voi che ci avete seguito da casa. La raccomandazione, lo so che ormai annoio a morte, però la mia raccomandazione è sempre la stessa. Seguite le nostre squadre sui campi, vedrete che vi divertirete, perché vedere una partita dal vivo è sempre meglio che vederla in televisione o sui filmati o altro. Vedete che potrete vivere qualcosina di diverso e apprezzare anche tanti particolari che nel piccolo schermo non possono essere visti. Grazie ancora Matteo, grazie a voi, buona settimana, arrivederci. To the right eye. Let's take a little bit and move it all tight. Now bounce with me, bounce with me. Don't worry, we'll bounce with me, bounce. We can do it all weekend.